mentre dormivo è arrivato questo pacco gigantesco con un Lego dentro, che è da collezione. Adesso apriamo questa scatola e vi faccio vedere qual è il nostro Lego. Questo è il nostro biliardino Lego. Amici, questo Lego è da collezione, ma non è neanche più disponibile sul sito, quindi è davvero importante. Io ho risparmiato per tanti mesi tanti soldi nel mio salvadanaio e ecco cosa ci ho guadagnato, tutti quanti spesi per questo. Lego, potresti regalarci qualcosa? Amici, questo biliardino ha anche le persone che guardano e tante, tante teste. Che ci fanno 44 teste? Quante persone hanno decapitato qua? 43 capelli, meno delle teste, uno sarà pelato. E ci sono 10 tinte. E quanti personaggi dobbiamo fare? Vedete, i portieri hanno queste divise. Poi qua ci sono altre divise per i giocatori. Amici, il Lego però, come ho detto all'inizio del video, è da collezione. Quelli da collezione di solito si tengono chiusi. Tipo mio padre ha una navicella di Star Wars spaziale da collezione chiusa. Le opzioni sono due: o ci gioco o lo tengo così. Ci gioco, apriamolo. Le istruzioni sicuramente saranno più precise della Bibbia. Allora amici, questo forse è il Lego più grande che io abbia mai avuto. Ci sono 14 buste numerate, il 14, il 2 e l'8 e il 3 sono doppie con le buste, perché in quelle più piccole ci sono i pezzi più piccoli. E poi c'è questo sacchetto che non è numerato, che ha le metà campo. Amici, ma questo Lego non è per la mia età, c'è scritto 18 anni più. Come potrei fare? Ma è il mio papà! È praticamente il doppio più di 18 anni. Anche di più. Iniziamo il montaggio. Busta numero 1. Busta numero 2. Amici, noi abbiamo finito di fare la panchina dove ci sono i giocatori che non giocano. E sotto c'è un cassetto con le teste di riserva per i personaggi. Per ogni personaggio ci sono due teste, una che hanno addosso e l'altra che è di riserva. Ci sono tante teste e tanti capelli diversi, così si possono creare tante combinazioni. Voi che siete in panchina, mettetevi qua e guardate come costruiamo il biliardino. Continuiamo con le buste numero 3. Busta 4 e busta senza numero. Busta numero 5. Busta 6. Busta numero 7. Busta numero 8. Busta numero 9. Busta numero 10. Busta 11. Busta numero 12. Busta 13. Busta numero 14. Siamo arrivati alle ultime buste. Amici, abbiamo finito di montare il Lego e abbiamo tutte queste teste, tutti questi capelli, tutti questi vestiti e
per ogni squadra ci sono 4 giocatori che possono essere schierati in campo e un portiere. E ovviamente ci sono gli altri che ne aspettano per giocare. Con tutte queste teste e tutti questi capelli possiamo creare un sacco di personaggi, come ho fatto io con Cristiano Ronaldo. Sembra Gullit. Ci sono tante espressioni diverse, qualcuno è felice, qualcuno è arrabbiato, qualcuno è sorpreso, qualcuno è serio. Ora montiamo i nostri giocatori e poi faremo la nostra prima partita. Mettiamo il nostro Ronaldo come attaccante. Sì, gol! No, 2! Io continuo a giocare con la mia mamma e il mio papà. No! No! Gol! Nella mia squadra Cristiano Ronaldo il capitano, quindi io ho vinto e quindi lui avrà la coppa. Se questo video vi è piaciuto lasciate like al canale, iscrivetevi e ciao!